Di nuovo in corsa per i playoff. Vince l'Union Feltre e in contemporanea perde il Mantova nel big match di Arzignano. Così i Verde Granata, a 7 giornate dalla fine, si portano a meno 3 dal quinto posto. Mai come stavolta, dunque, varrebbe la pena provarci. La ripresa del campionato dopo la sosta restituisce ai tifosi la miglior versione dell'Union. Pur contro un Delta reduce da 4 punti conquistati tra Campodarsico ed Arzignano, è ottima la prova dei feltrini. Il vantaggio arriva già all'undicesimo. Punizione di Tanasio dalla tre quarti e perfetto sul secondo palo lo stacco del difensore Giacomazzi. L'1-0 non cambia nulla nell'atteggiamento propositivo dei padroni di casa, che non mollano la presa e riescono a raddoppiare. Ottima l'azione corale che porta il fallo di Presello sul giovane terzino Paludetto. Dal dischetto va il capocannoniere Madiotto, perfetto nella trasformazione. Ci sarebbe pure l'occasione del tris, ma stavolta il fallo del portiere Bala su Cossalter non viene finalizzato da Calì, che si fa ipnotizzare dal dischetto. Durante la ripresa l'Union non corre rischi, ma il Delta nel recupero riesce ad accorciare le distanze con Roveretto. 3 minuti finali di tensione, però il punteggio non cambia più e Mister Pagan può festeggiare il secondo successo consecutivo. I ragazzi stanno bene, le avevamo detto che il turno di riposo ci era servito per ricaricare pile soprattutto mentali che fisiche, e oggi la squadra si è espressa molto bene, soprattutto nel primo tempo. Secondo l'ha gestita anche bene, a parte questi ultimi 2-3 minuti che mi hanno fatto girare, quindi però comunque bisogna saperli gestire meglio, ecco, perché io penso sempre che sia un po' dispiace buttare magari eventualmente una partita dove appunto l'hai dominata, l'hai giocata, soprattutto quando, ripeto, si merita e si va in campo giocando una grande partita contro una diretta avversaria, perché questi sono una squadra importante, e li sminuisci perché sul piano del gioco credo gli hai fatto, non li hai fatti rendere come, esprimere come dovevano esprimersi, quindi credo che meriti di vincerla, però non devi vincerla sempre soffrendo. Adesso il nostro obiettivo è quello di puntare alla quota 50. Oggi abbiamo fatto 3 punti, ma domenica sarà un'ulteriore partita difficile perché Legnago viene da 2 vittorie molto molto importanti, quindi fa capire che il valore della squadra di Legnago non è quello dell'andata, ma è un'altra squadra. Mentre l'Italenti Belluno ospiterà il polisportivo Ladriese.